fatto sì che potessimo ognuno arricchire il proprio lavoro. Ecco, quello che dicevi mi sembra molto importante, cioè, io credo che le riviste culturali, e siamo tanti e diversissimi, come dicevi, abbiano avuto e abbiano un ruolo preponderante perché non sono schiacciate su un presentismo come i quotidiani, quindi offrono la possibilità di un pensiero più lento, ma questo non vuol dire meno approfondito, ma al contrario, cioè c'è stato il tempo, no, per fare una ricerca e interrogarci profondamente. Allora, a me è tornato in mente, perché ormai siamo quasi a 2 anni dall'inizio della pandemia, cosa scrivevamo proprio agli inizi, quando c'era questo spaesamento totale rispetto a vedere le città, le metropoli, no? In questo tempo sospeso, cioè queste città irreali, svuotate, che sembrava quasi di vedere, che ne so, le città ideali del Rinascimento. Se penso alla mia Firenze, è bellissima, ma c'era qualcosa di disumano, qualcosa di inquietante, che no? E lì però si è come sollevato un velo di Maya, ci siamo resi conto di che cosa avevamo fatto di noi stessi e delle città stesse. E sembrava che lì dovesse, da lì dovesse ripartire un pensiero nuovo. E questo è quello che abbiamo cercato di fare in questi 2 anni. A che punto siamo però? Abbiamo tradito quella promessa che ci eravamo fatti di un cambiamento radicale, perché ormai sappiamo benissimo che le cause della pandemia hanno a che vedere anche con il sistema produttivo, lo dico da direttrice del settimanale Left, quindi il nostro punto di vista è un punto di vista di sinistra ovviamente. Quindi anche un sistema produttivo è un sistema, appunto, di modello di sviluppo che indubbiamente ha creato una situazione per cui siamo andati a devastare degli ecosistemi che non avremmo dovuto toccare, ma abbiamo anche devastato in qualche modo i rapporti sociali, ce ne siamo accorti strada facendo. La pandemia ha creato però a sua volta, cioè ha fatto emergere i nodi che c'erano già, li ha riportati al pettine, ha fatto vedere quanta disuguaglianza ci fosse, quanta di più, quanta maggiore disuguaglianza si sia prodotta in questi 2 anni, no? C'è stata una polarizzazione che era magari molto ricco, si è arricchita ancora molto di più, le multinazionali, le grandi catene, e però vediamo che la povertà, come ci dicono i dati Istat, è aumentata in maniera esponenziale. Allora, il lavoro che abbiamo fatto noi di Left è di monitorare questi aspetti che riguardano l'economia e il sociale in senso stretto, ma anche cercando di leggere la domanda in filigrana che viene fuori di richiesta di salute è il nostro specifico, di benessere psicofisico, quindi non solo appunto materiale, di sanità, che è fondamentale, perché l'investimento in sanità è quello che c'è nel PNRR, forse è poco, purtroppo dovrebbe essere, no, l'asse centrale. Ma per dire brevissimamente, poi mi taccio perché mi piacerebbe appunto che fossero più giri tra noi, uno specifico nostro per identificarci è che abbiamo fatto un grosso lavoro riguardo al benessere mentale e quindi come hanno reagito le persone. Ci siamo messi anche con l'aiuto di psichiatri e psicologi a analizzare i sogni, perché no, c'era anche questa cosa di cercare di capire come le persone hanno reagito a livello profondo, anche nel loro inconscio, non solo da un punto di vista. E sicuramente c'è stata un'ondata di forte depressione, anche di, e sono emerse tutta una serie di fragilità di persone che magari avevano già fragilità precedenti, e altre invece hanno avuto una reazione, diciamo così, di depressione reattiva rispetto a una situazione indubbiamente difficile, ma che sono riuscite a affrontare. Cioè, sono poche, lo sappiamo, le persone poi geniali, che ne so, un Newton che durante la peste scopre, fa le sue scoperte, un Pontormo che si isola nella Certosa del Galluzzo e fa la sua opera più grande. Però bisogna pensare appunto a quello, alla grande, grande richiesta che c'è ora di benessere psicofisico, che dopo la pandemia lo vediamo anche qui, chiudo, rispetto a un tema che ci interessa moltissimo, ne avrete sentito parlare, questo la chiamano The Great Resignation, no? Il fatto che tante persone adesso in vari paesi abbiano deciso o decidano di abbandonare il lavoro. Sono cause economiche, ma anche forse dovute, io auspico, perlomeno una parte degli studiosi lo dice, anche a un insight, cioè un pretendere una qualità della vita e un minore sfruttamento, una dimensione più umana. Quindi dietro la pandemia e dietro queste cose c'è una grande richiesta di ripensare il modello sociale, anche il modello di stare insieme, il modo di lavorare. Quindi su questo le riviste possono essere uno straordinario laboratorio. Grazie.
Morelli, perché non posso non condividere queste riflessioni, ovviamente. Un po' l'esperienza anche dei confronti, cioè da subito, anche appena diciamo che la pandemia era chiara che fosse arrivata, quando ancora c'è stato un momento in cui speravamo che non arrivasse, ma a un certo punto è stato chiaro che non ci sarebbe stato nessuna opportunità di non incorrere in questa cosa. Comunque, cioè, le riviste sono, per prima cosa, mi verrebbe da dire, delle comunità, e quindi cioè, è stato veramente... Cioè, le riviste non si possono fare da soli, e quindi è un modo sicuramente per reagire, è stato quello di rinsaldare questa comunità, anche magari in modo, diciamo così, non in presenza, però è veramente stato fondamentale per la salute mentale, anche veramente degli stessi, come no, degli stessi collaboratori, non solo ovviamente le persone che scrivono o che lavorano per le riviste. Quindi assolutamente mi sembra una cosa interessante, una cosa importante da cui ripartire. E quindi magari su questa scia può aiutarci. Possiamo fare usare sì, questo? Penso che si senta. Sì. Da così lontano, va bene? No, si sente? Altrimenti posso usare questo. Ok. Allora, intanto grazie al CRIP di averci coinvolto anche quest'anno. L'ultima volta che sono venuta in questa sala è stato appunto 2 anni fa, quando Emanuele Del Re, Guido Meis e Valdo Spini hanno presentato, diciamo, vari discorsi su il ruolo delle riviste culturali e non solo. E quindi mi fa molto piacere tornare a parlare, a vederci. Insomma, penso che il ruolo del coordinamento delle riviste sia veramente importante. E noi siamo una rivista diversa, ovviamente, da quella che è stata adesso presentata. Siamo una rivista, diciamo, accademica, per così dire, ma non troppo, nel senso che è una rivista, Le Carte e la Storia, è nata nel 1994 da una rete di storici, ma anche di archivisti, di bibliotecari, di persone che lavoravano nell'amministrazione o anche no, che erano appassionati alla storia dello Stato, alla storia del potere, alla storia delle istituzioni. E in questi 2 anni, diciamo, questo fare rete in qualche modo ci ha salvato, nel senso che abbiamo continuato, siamo appunto una rivista, ripeto, con delle scadenze anche dovute alle valutazioni e ad altro, ma soprattutto il fatto di stare insieme ci ha aiutato molto, personalmente, spero anche per coloro che seguono questa rivista. Abbiamo organizzato molti incontri online, sono gli incontri delle Carte della Storia che trovate sul sito della Società di Storia delle Istituzioni, incontri in cui abbiamo coinvolto storici e non solo, per parlare di tematiche che potevano essere forse lontane dal momento in cui vivevamo, tipo la giustizia penale del XVII secolo, ma anche vicina, ad esempio con Giorgio La Malfa abbiamo parlato della ripubblicazione dei libri di Keynes, e ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte molte, devo dire. L'ultima, la giornata delle Carte della Storia, il Mulino, che si è svolta sempre online, ha affrontato il tema, che poi vorrei solamente brevemente accennare, della miseria e nobiltà dello Stato italiano, cioè di come noi ci troviamo in un paese ricchissimo da tanti punti di vista, ma con una struttura delle istituzioni, una struttura dello Stato estremamente debole, e che questo, diciamo, è un dato che abbiamo visto storicamente evolversi fino alla situazione attuale. E nell'ultimo numero, faccio un po' di pubblicità, c'è un editoriale di Guido Meis che affronta proprio il cambiamento per la ricerca storica al tempo della pandemia, ed è un cambiamento che attiene soprattutto e in primo luogo ovviamente all'oggetto delle nostre ricerche, che sono le istituzioni. Cosa abbiamo rilevato? E vado solamente, veramente, mi ero preparata una cosa un pochino più lunga, ma non vi spaventate, vado solo per capitoli. C'è stato più Stato, scusate il bisticcio, più organizzazioni internazionali che hanno influenzato la nostra vita. Quindi l'idea dello Stato debole, dello Stato che perdeva la sua centralità rispetto alle autonomie territoriali, è venuta man mano scemando. Certo, nello Stato ci metto anche le regioni, quindi su questo ci dobbiamo interrogare. C'è un ritorno dello Stato amministrazione. Cioè, all'amministrazione pubblica adesso, soprattutto come si diceva col PNRR, viene richiesto un intervento che non è più, diciamo, un intervento regolatorio, ma come è avvenuto, diciamo, nella seconda parte del Novecento, ma un intervento in prima persona,
sarebbe in grado, sarà in grado la pubblica amministrazione? Questa è una domanda da 100.000 punti, però sta di fatto che come storici registriamo questo cambiamento in controtendenza rispetto allo stato diciamo della seconda parte del Novecento e anche soprattutto dagli anni 90 in poi. I governi perdono, assumono la loro centralità rispetto al Parlamento. Il Parlamento, è, lo dico sempre in modo molto rapido e semplificato, si è indebolito in quasi tutti i paesi, ripeto quasi, perché durante anche la Prima Guerra Mondiale l'Inghilterra aveva continuato ad avere invece un Parlamento forte. In Italia c'è una tradizione di affievolimento del potere rappresentativo. Ovviamente prevalgono, e sempre lo dico molto semplicisticamente, i poteri tecnici, cioè questa competenza tecnico-specialistica che ha, diciamo, espropria in qualche modo per ragioni oggettive, diciamo, una rappresentanza più democratica. E un altro aspetto che è stato citato da chi mi ha preceduto, che è molto interessante, è il cambiamento culturale e il cambiamento psicologico. Chiaramente gli storici delle istituzioni non hanno gli strumenti per analizzare questo cambiamento, ma se mi posso permettere una citazione a cui tengo molto, Pierpaolo Pasolini diceva che le istituzioni sono commoventi perché sono fatte da uomini e da donne. Quindi chiaramente anche questo cambiamento culturale, cambiamento psicologico, diciamo in negativo forse, sicuramente, cioè quasi sicuramente, incide anche sulle nostre istituzioni. E questo diciamo è la prima parte di quello che volevo dire, e vorrei aggiungere un'altra citazione da un articolo che mi è molto piaciuto di Maurizio Ricciardi, uscito sulla rivista Il Mulino, nell'ultimo numero, che conclude appunto con una dimensione anche, se vogliamo, propositiva, ricostruttiva. Lui dice: la possibilità di ricostruire dalle fondamenta porta con sé la denuncia del carattere contingente degli assetti attuali. Cioè, solo se noi riconosciamo che gli assetti, come forse stava dicendo, sono assetti in qualche modo forzati, comunque non equi, allora potremo avere la forza di ricostruirlo. E chiaramente questo, come si dice adesso, un termine che io odio, impatta sulla ricerca storiografica in modo più lento, ma è vero pure che questo sicuramente avrà una conseguenza sugli studi, che dovranno essere sicuramente sempre più internazionali, nel senso comparativi, transnazionali, e soprattutto dovranno tenere conto di questo mutamento. Poi, diciamo, mi fermo e lascio la parola. Grazie. Beh, non entro nel merito delle considerazioni storiche perché non avrei, diciamo, i requisiti per farlo. Però una cosa che mi preme di sottolineare è che quanto siano stati importanti questi incontri online in un momento, visto che comunque la rivista è appunto composta da persone che fanno ricerca storica e che quindi durante la pandemia, soprattutto il lockdown, non c'era possibilità neanche di accedere alle biblioteche. Questo è un altro tema, esatto, non da poco. Devo dire che comunque è stato sicuramente un modo per ripartire, e anche però sottolineare l'importanza che certe cose sono, diciamo, non si può trovare facilmente un rimpiazzo, diciamo, alla ricerca in un archivio o in una biblioteca, appunto. Quindi questo è importante sottolinearlo. Nel frattempo diamo la benvenuta a Davide Romano, che ci ha raggiunto, al quale daremo dopo la parola. Invece adesso volevo leggere un messaggio di Maria Vanetta della rivista Via Critica, che non è potuta intervenire personalmente, ma ci ha lasciato appunto un messaggio scritto. Buonasera a tutti, sono assai rammaricata di non poter essere presente alla bella tavola rotonda organizzata dalla CRIC, ideata da Valdo Spini e Claudio Paravati, che saluto e ringrazio per il gradito invito. Desidero però in ogni caso portare una breve testimonianza al dibattito in corso stasera. Questi ultimi quasi 2 anni hanno davvero messo a dura prova le nostre risorse fisiche, psichiche e spirituali, ed è di certo un grande traguardo anche solo il fatto che finalmente, dopo tanti mesi di severo distanziamento e di pesanti limitazioni della nostra libertà, si sia dovuto organizzare un evento in presenza, nonostante tutte le precauzioni che ci costringono a contingentare gli accessi e ad escludere, seppur a malincuore, qualcuno. Entrerò subito in argomento, soffermandomi su ciò che mi sta a cuore. In primo luogo, mi pare che la pandemia abbia purtroppo alimentato, anziché limitato, la circolazione delle cosiddette fake news, una situazione che già avevamo messo in luce lo scorso anno in un altro importante tavolo rotondo del CRIC.
ciò è accaduto anche perché gli editori di notizie hanno perso il controllo sulla distribuzione del loro giornalismo, filtrato spesso attraverso algoritmi e piattaforme opache e imprevedibili. Ma, sconforta sottolinearlo, questo proliferare di notizie non verificate è purtroppo anche la conseguenza del venir meno del valore della deontologia professionale in alcuni settori dell'informazione, che talora si limitano solo a dar voce alle fonti più disparate, senza selezionare adeguatamente. Con la conseguenza che il professionista dell'informazione perde in credibilità e i lettori non vengono fidelizzati. E su questo punto mi pare che oggi sia necessario mettere in atto delle penalizzazioni più severe per chi trasgredisce al principio fondamentale della necessità di verificare scrupolosamente le fonti. Secondo punto. Alcune recenti ricerche hanno evidenziato una proporzionalità fra il grado di partecipazione politica degli utenti e le loro azioni informative, il che alimenta il fenomeno della polarizzazione dell'informazione e delle cosiddette bolle filtro. Ad esempio, gli algoritmi di Facebook sono programmati per reperire online informazioni il più possibile vicine a ciò che gli utenti desiderano leggere e in cui già credono e pertanto non fanno altro che rafforzare le convinzioni dei lettori, non suscitando affatto dubbi e non ampliando la loro visione del mondo. Tutti gli elementi fin qui menzionati conducono in genere a una pericolosa estremizzazione delle opinioni degli utenti. In tale quadro veniamo al ruolo che le riviste possono rivestire. Innanzitutto bisogna ricordare che una rivista di cultura non ha come fine la nuda informazione, ma l'accorta osservazione e l'approfondimento, posizione forse di privilegio in un mondo come quello odierno, abituato a essere bombardato continuamente da raffiche di notizie e dati spesso neanche minimamente contestualizzati. La sua funzione di commento potrebbe dunque attrarre vari lettori disorientati da una messe ingestibile e caotica di informazioni. In secondo luogo, nella fattispecie, si deve rammentare che una rivista culturale, e a maggior ragione scientifica, dispone di vari organismi di controllo interno. Oltre alla redazione, infatti, può contare spesso sul lavoro di un comitato scientifico, di un comitato editoriale o di revisori anonimi che si occupano della cosiddetta revisione fra pari o peer review. Per quanto concerne le riviste scientifiche, inoltre, ovviamente parliamo di contributi firmati da studiosi, il che dovrebbe garantire maggiormente la loro affidabilità. Sono convinta che la scuola in primis e l'università in seconda battuta restino luoghi della conoscenza fondamentali per educare all'esercizio del dubbio, potenziare il senso critico dei discenti e insegnare loro a diffidare di qualsiasi notizia che non venga da fonti ritenute sicure. Ma ritengo che anche le riviste possano educare i propri lettori in tal senso a un maggiore rigore e a una maggiore attenzione ai dettagli. Visto che questa edizione della Fiera è dedicata opportunamente alle libertà, che si fa sempre male a dare per scontata, proseguo rammentando dei versi di una nota canzone. Come ricorderete, Gaber cantava che la libertà non è uno spazio libero, è partecipazione. In una società come la nostra, che ambisce ad essere ampiamente e opportunamente inclusiva, credo che l'allenamento alla lettura, a una lettura sempre critica, possa essere uno strumento potente per coinvolgere fasce sempre più ampie di pubblico, sottrarle alla malinconia e all'oscuramento della solitudine e renderle finalmente partecipi e protagoniste della vita democratica del Paese. A tal proposito, ritengo che le riviste possano svolgere un ruolo decisivo, promuovendo anche quell'alta divulgazione scientifica che tanti benefici ha portato alla vita civile di altri paesi europei, che si trovano più avanti su questa strada rispetto a noi. Le riviste, dunque, non come fucine della classe dirigente del domani, come erano per lo più nel Novecento. Sebbene eredi di questa nobile tradizione, le riviste oggi devono divenire un utile strumento di approfondimento culturale, un'arma affilata contro l'analfabetismo di ritorno, un volano di idee utili per la ricostruzione post-pandemica, sia economica sia culturale, e un ambiente entro il quale diverse generazioni possono dialogare fra loro fruttuosamente. Specie in questo periodo pandemico, infatti, l'esperienza delle generazioni precedenti deve accompagnarsi all'entusiasmo dei giovani, che forse sono i soli a essere in grado di regalarci la forza di tornare a combattere per una società più equa, nella quale le preziose risorse dell'informazione e della conoscenza non siano più appannaggio di pochi, ma patrimonio dell'intera cittadinanza. In tal senso ritengo possa essere utile anche l'opera del Coordinamento Riviste Italiane di Cultura come organismo di mediazione fra il pubblico, le istituzioni, le riviste e le librerie indipendenti, gli altri periodici e le case editrici coinvolte nel progetto.
Con questi auspici rivolgo a tutti il mio saluto e vi auguro buon proseguimento. Beh, devo dire che i punti toccati sono enormi, veramente potremmo dibatterne per, non lo so, mesi, anni, però appunto cioè, mi sembra che ci sia una connessione anche con quello che abbiamo detto prima, cioè nel senso le riviste come luoghi in cui c'è dibattito e quindi mi interessa anche molto questo aspetto del fornire notizie che non sempre vengono incontro ai gusti dei lettori e delle lettrici, appunto, ma che appunto stimolino il senso critico. E questo è in effetti in un'epoca di algoritmi che ci fanno arrivare sempre più cose, diciamo così, che siano informazioni o beni, diciamo, merci di qualsiasi tipo, potrebbe essere uno spunto di riflessione molto importante. Lascerei la parola adesso invece a professor Riccardo Pozzo, filosofo dell'Università di Tor Vergata. Sì, io sarò abbastanza breve. Volevo partire dalla partecipazione alla lettura. Volevo fare due esempi milanesi. Oggi è Sant'Ambrogio, il primo esempio è Sant'Ambrogio. Se leggete le Confessioni di Sant'Agostino, c'è un passo che dice: conobbi Sant'Ambrogio. Arrivai alla basilica e lo vidi che leggeva da solo. E la cosa mi stupì e gli chiesi: perché leggi da solo? E perché in questo modo riesco a meditare. Il fatto è che la lettura era sempre collettiva. Paolo e Francesca finiscono all'inferno perché leggono da soli. Tutti gli altri leggevano assieme. Era una lettura partecipata, era impensabile che una cosa così preziosa come un libro restasse il tempo e l'attività di una persona sola, si leggeva sì. Seconda ricordo milanese, diciamo prima era 352 Sant'Ambrogio, diciamo 1977 Milano, inizio anni. Io ricordo il venerdì mattina andavamo a comprare Rinascita e ci tremavano le mani. Compravamo Rinascita, che è una bellissima rivista, e la discutevamo. Prima cosa, non era per noi, la si discuteva. Allora, continuo come utente, cioè io non sono un redattore. Tutte le volte che sono stato all'estero, la prima cosa era ambientarsi nella biblioteca, trovare il Corriere della Sera gratis, tanto per dire, però poi la rivista era il Times Literary Supplement, era il New York Review of Books, erano riviste che venivano date regolarmente anticipate, regolarmente cambiate, si leggevano e si commentavano, non leggevi da solo, leggevi con gli altri, subito. E quindi le riviste di adesso, chiudo parlando adesso, vorrei parlare di biblioteca appunto. Cioè, le riviste di adesso che vedo, alcune proprio io le leggo con grande trasporto, ricordo delle riviste, non so se qualcuno la conosce, la rivista Friday, Venerdì, una rivista estremamente irriverente che era nella Repubblica Democratica Tedesca e che è diventata anche per la parte federale, subito dopo la caduta del muro, una rivista da morire, da ridere, proprio bellissima. Irriverente tutta la rivista che ho visto adesso, Crick, perché mi riguarda più bene tutti gli asini è impagabile, però siccome sono filosofo vorrei che succedesse quello che diceva Adorno quando si sente parlare Hegel. Quando si sente parlare Hegel, diceva Adorno, è come essere al cinema, tutte le cose si muovono, però anche gli spettatori si muovono, è una cosa continua. Allora volevo proporvi questo: il Covid ci ha insegnato che sono possibili nuove forme di coautorialità e di partecipazione nella lettura. E questo è diventato chiaro, adesso siamo tutti capaci di organizzare una riunione online, e in effetti lo facciamo, quindi si scrive assieme, coautorialità, no? Per esempio noi stiamo pensando alla nuova edizione dell'Enciclopedia Filosofica, sarà fatta in termini di coautorialità, si prendono i vecchi articoli e si riscrivono magari facendo insieme una riunione apposta, coinvolgendo chi vuole. Allora,
poi concludo, però vorrei che andasse a vedere sull'internet questo sobborgo di, è un quartiere di Helsinki, si chiama Oodi, O-O-D-I. Oodi è il posto dove hanno costruito la nuova biblioteca centrale della città di Helsinki, che è stata inaugurata subito prima del Covid, nel luglio del 19, l'ho vista nel settembre del 19, appena inaugurata, perché avevo letto appunto sul Wall Street Journal una recensione. Allora, cosa c'è a Oodi? State attenti, cosa c'è a Oodi? Allora, pian terreno, servizi prestiti, ristorante, auditorium, guardaroba. Secondo piano, una terrazza e poi sala lettura, libri. Lì ci sono dei libri, non tantissimi libri, scrivere per leggere, vuote. La maggior parte dei lettori stanno su dei gradoni, su dei cuscini, su dei sofà, su alternate, naturalmente leggono al laptop, ma nessuno legge a capo. Cosa avete nel piano di mezzo, nella biblioteca centrale della città di Helsinki? Avete macchine a cucire, perché la municipale ha comprato le macchine a cucire per far conoscere ai ragazzi come funzionano e che possono farne su. Stampante 3D sempre, perché i ragazzi possono venire e stampare e realizzare il loro prototipo. Delle cucine per fare dei corsi di cucina. E poi, e qui vi voglio, 6 meeting rooms con almeno una parete di vetro. Una parete di vetro per assicurare un minimo di apertura e trasparenza. Cosa c'è nel meeting rooms? 12 seggiole e 2 monitor. Quindi chiunque a Helsinki può prenotare una meeting room per 2 ore, venire col gruppo, connettere un gruppo e leggere insieme testi o foto o documenti sull'altro monitor. Quindi, ecco, allora, tornando al discorso che volevo fare, dobbiamo dare un ruolo alle biblioteche. Le biblioteche devono tornare un luogo dove si andava negli anni 90 quando mancavano le connessioni internet. Allora si andava nelle biblioteche, questo anche negli Stati Uniti. Però le biblioteche, e Helsinki è un bellissimo esempio, possono diventare un ruolo dove chi ha degli interessi trova le riviste, perché le riviste di cultura stanno nelle biblioteche, tutte, no? Trova le riviste, va con un gruppo, connette un altro gruppo, scrive assieme, partecipa. Quindi se queste dinamiche che abbiamo imparato, e qui sono nel tema perché sto parlando post-Covid, se queste dinamiche che abbiamo imparato dopo il Covid continueranno, ci sono dei presupposti per tenere viva la pratica della lettura e per avere degli avanzamenti in termini di partecipazione. Grazie. Beh, ovviamente sono riflessioni molto importanti, perché appunto presuppongono un ripensamento dei luoghi dove si fa cultura, cioè in modo anche piuttosto coraggioso, radicale direi, che però appunto fanno eco poi a una cosa, a mio avviso, intrinseca della cultura. La cultura non è mai statica, cioè appunto la riscrittura degli articoli è una cosa importante, se fatta ovviamente con criterio e con le fonti sempre verificate e aggiornate. Quindi sicuramente questa idea di una cultura che accoglie e che è per tutti, appunto, a disposizione di tutti, è sicuramente la cosa da tenere in mente per il futuro, senza dubbio. Grazie. E darei la parola appunto a Davide Romano di Coscienza e Libertà. Fa un po' eco? Ok. Grazie a tutti e buonasera. Io sono grato anch'io al CRIC per aver organizzato questo incontro, questa occasione, questa presenza qui alla Fiera del Libro. E preparando questa così brevissima raccolta di
pensieri che non hanno alcuna pretesa di originalità, specie dopo quello che ho già ascoltato, sono andato a riprendermi il primo numero di Coscienza e Libertà, questo è il primo numero della rivista in Italia nel 78, quindi 78 diciamo era un periodo piuttosto cupo nella storia italiana, e Pier Lanares diceva nell'editoriale che dava l'inizio, l'esordio a questa rivista: perché aggiungere una pubblicazione a tante altre? Per tentare di far fronte alla crisi del mondo moderno. Si parla molto di diritti dell'uomo, allora si usava chiamarli ancora diritti dell'uomo, oggi preferiamo decisamente la dizione diritti umani, ma sono essi veramente sempre e dovunque rispettati? La nostra associazione non rappresenta né una chiesa né un particolare, né un partito politico, essa si è data il compito di chiamare a raccolta tutte le forze intellettuali per combattere l'intolleranza e il fanatismo in tutte le loro manifestazioni. Ecco, era un appello, e le riviste hanno sempre rappresentato, per quello che consta a me, diciamo, hanno sempre rappresentato un po' questa dimensione della interpellazione delle coscienze e delle intelligenze, perché ad un certo punto, quando la cultura riesce ad essere una cultura scientifica inclusiva, davvero interessata all'altro, tocca sia la coscienza che l'intelligenza, e i due aspetti non sono in alcun modo separabili. Noi usciamo, va detto tra molte virgolette, insomma, qui non si capisce mai se stiamo uscendo dalla pandemia, sembrava di sì, adesso sembra proprio di no, e quindi il commiato dalla pandemia è sempre rimandato, sempre rinviato, però insomma siamo certamente messi un po' meglio rispetto ad altri periodi bui che abbiamo vissuto in questi 2 anni, e dopo un primo periodo in cui il virus ci ha fatto paura e quindi in qualche modo ha sortito l'effetto di produrre solidarietà, diciamo, c'è stato un momento quasi di concordia nazionale, proprio perché occorreva aiutarsi, occorreva portare sollievo dove c'era sofferenza estrema. Certo, ci siamo anche guardati bene gli uni dagli altri, perché il contagio era imminente e pericoloso. Ma insomma, dopo un periodo in cui si è effettivamente respirato quasi una sorta di rinascita morale nella società, si plaudiva al lavoro dei medici, degli infermieri, si mandavano messaggi di affetto, di auguri, si cantava dalle finestre, insomma, sembrava, ad un certo punto qualcuno ha pure detto che ci voleva questa pandemia, insomma, dice, vabbè, con tutti i morti, per carità, ma almeno per i sopravvissuti sta funzionando. Benino. Ecco, in realtà quello che adesso capita in questa seconda o terza ormai coda, diciamo, di questa tremenda tragedia, è che la società mostra invece tutta la sua vulnerabilità, lascia una società sfilacciata, molto divisa al suo interno. Le misure che sono state adottate, come sapete, vengono condivise da alcuni, non condivise da altri, quindi è un momento emotivo di polemica, di manifestazione, del dissenso. Il rapporto che è uscito dal Censis in questi giorni testimonia di un paese, dice il rapporto, che va verso, sempre di più verso l'irrazionalità e verso la mentalità del complotto, a me ha sorpreso, hanno sorpreso alcune cose, non altre, voglio dire, ad esempio un certo analfabetismo scientifico e anche un certo sospetto verso la scienza. Il nostro paese non lo manifesta per la prima volta, purtroppo. Abbiamo grande cultura umanistica, ma sulla cultura scientifica abbiamo sempre avuto una, diciamo, relazione difficile.
Però ecco, mi sorprende in questi dati del Censis il fatto che, guardate, soprattutto la popolazione universitaria, adesso qui c'è a fianco a me un docente universitario, quindi quasi quasi lo chiedo a lui che impressione ha di questo dato. Tra il 35 e il 60% degli studenti universitari crede che il mondo sia governato da poche caste, eccetera, crede che non si sia mai andato sulla Luna, crede che ci sia un complotto per ordito da chissà chi per adulterare. Insomma, uno dice, ma queste sono cose che in qualche modo possiamo concederle alle persone più incolte, più così istintive, ma chi è universitario, abituato ad approfondire, appunto, a selezionare le fonti, cercare di capire ed entrare dentro i processi, non avrà questa. Invece c'è nella parte più colta del paese. Ecco, allora. Il ruolo delle riviste scientifiche è esattamente quello che è stato detto poc'anzi, sia nella relazione che è stata letta, sulla quale veramente condivido il passaggio, sia anche dallo scampolo di relazione che ho fatto in tempo ad ascoltare, credo dalla dottoressa Meniconi, se capisco bene. Ecco, c'è davvero bisogno di questo compito che le riviste scientifiche, certo in un tempo diverso, è chiaro che noi possiamo tracciare un po' la storia delle riviste scientifiche nel Novecento, è una storia bellissima, è una storia bellissima se pensiamo a riviste appunto Rinascita, come diceva il professore poc'anzi, a me veniva in mente riviste anche nel mondo cattolico, Vita e Pensiero, Humanitas, Critica Sociale, insomma, riviste che hanno rappresentato anche all'interno del mondo di mondi religiosi che a volte appaiono un po' sedimentati, eccetera, hanno rappresentato invece slanci significativi di attenzione verso la società, verso i problemi, in un'ottica appunto non così eccessivamente dogmatica, ma accettando la sfida del cambiamento, dell'indagine. Oggi è un mondo un po' diverso, si capisce, per le riviste è difficile, per le riviste è difficile andare sul web, ci vanno, ci andiamo anche noi, però voi capite che, saluto il direttore Claudio Paravati, verso il quale ho una forma di devozione personale, per cui ognuno ha diciamo, le proprie forme di idolatria, però sono contento di vederti Claudio. Però appunto la questione è che a volte quando leggo sugli articoli del Corriere della Sera, lo so che non è una rivista scientifica, ma insomma, tempo stimato di lettura 3 minuti. Beh, io cosa, su un articolo, quando andiamo sul web, cosa mettiamo? Tempo stimato di lettura 5 minuti, magari ci allarghiamo un po', però non è che possiamo approfittare troppo del tempo altrui. Dice, ma l'uditorio è diverso, non so fino a che punto, speriamo, certo, è anche un po' diverso, il target te lo devi selezionare, però siamo in un tempo in cui la velocità, la sintesi estrema, l'ansia di innovazione continua. Leggevo in questi giorni un articolo bellissimo, purtroppo scritto alcuni anni fa, ma a mio giudizio conserva tutta la sua validità, del professor Franco Gardini, che diceva: oggi si scambia troppo facilmente, cioè l'innovazione ha soppiantato l'idea di progresso. E dice, ma era una bella differenza fra innovazione e progresso, perché il progresso aveva la meta di fronte a sé ed era, diciamo, consapevole del percorso che lo separava dalla meta. L'innovazione invece si distingue solo dal passato. Basta fare una cosa nuova e hai fatto l'impresa. Solo che dici, ah, ci sono delle novità che possono anche essere delle assolute scemenze. E quindi appunto smarrendo l'idea di progresso soppiantata dall'idea di innovazione e di novità, voi capite che anche per le riviste culturali c'è una sfida davanti. Che ancora una volta la sfida in un tempo e in un contesto più difficile, quella di coagulare un serbatoio di energie, di pensiero in grado di interpellare le coscienze, di coinvolgere le intelligenze. Non, io guardate, concludo, neanche facendo sempre quel discorso che trovo anche un po' stucchevole, i giovani talenti per reclutare i giovani, le giovani intelligenze, ma questo è verissimo, per carità, ma c'è bisogno anche di una forte intergenerazionalità. Se le riviste non sono intergenerazionali, secondo me non funzionano. Ecco, e quindi c'è davvero bisogno di
rappresentare un presidio del pensiero per immaginare mondi possibili. Questo le riviste io credo che lo sappiano ancora e lo possano fare ancora meglio di altri. Grazie. Grazie. Beh, quello dell'intergenerazionalità mi sembra un argomento in effetti interessante, anche perché forse se non è così, forse si ripropone anche il problema dell'algoritmo, in un certo senso, di cui parlavamo prima, cioè che comunque al pubblico viene dato sempre ciò che si aspetta di avere, in un certo senso, quindi sempre confermi a quello che già sa o presume di sapere. Gli argomenti trattati sono tanti e interessanti. Mi sembra interessante soprattutto, cioè, il fatto che nel primo editoriale della rivista ci siano appunto un riferimento all'intolleranza e al fanatismo, e mi pare che comunque anche nella società di oggi si ripresenti abbastanza con abbastanza forza. Farò un accenno pop, diciamo così, speriamo non populista, però ovviamente se pensiamo ai famigerati ormai social network si vede sempre più spesso questa polarizzazione di opinioni, spesso appunto non coadiuvata da fatti o comunque da fonti, che in effetti non fa bene poi al sapere, quindi le riviste come luogo per costruire un sapere sia condiviso ma appunto dibattuto mi sembra in effetti molto attuale. Vuoi fare un saluto? Sì, io devo solo poi volevo leggere un ultimo. Grazie infinite, professor Pozzo. Leggo appunto l'ultimo intervento di Severino Saccardi di Testimonianze, che appunto ci ha scritto, pur non essendo potuto venire personalmente. Cari amici del CRIC, sono veramente dispiaciuto di non riuscire a essere presente lì con voi a Più Libri Più Libere, in una manifestazione così importante che torna a svolgersi di nuovo in presenza, all'insegna della ripresa e del ritrovamento. E soprattutto una gran bella notizia che lo stand del CRIC ci sia e torni ad essere luogo non solo di esposizione delle nostre riviste, ma anche di discussione, di dialogo e di scambio. Un grande merito della presidenza, del caro Valdo Spini e della segreteria del, cito, bravo e sempre disponibile, Claudio Paravati. Testimonianze, che è tra i soci fondatori del CRIC, è comunque oggi idealmente presente e compartecipe dello sforzo per la continuazione di questa nostra avventura, portata avanti, come avrebbe detto un grande cantante e poeta, in direzione ostinata e contraria. In realtà le riviste, come tante volte ci siamo detti, non sono reperti sopravvissuti al Novecento. Vengono da lontano, ma esprimono anche un'istanza di futuro, un'esigenza di profondità e di maturazione di uno sguardo critico sulla complessa e controversa realtà del nostro tempo. Nuove imprese, ne sono convinto, ci attendono. Per affrontarle c'è bisogno che la diversità e la pluralità delle nostre esperienze, un bel mosaico che è una ricchezza, riesca anche a fondersi in una dimensione di unità. Troveremo le strade. Tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che l'anno prossimo è il 100° anniversario della nascita di Ernesto Balducci, che è stato fondatore della nostra rivista, Testimonianze, come strumento della cultura del dialogo. Era stato Ernesto Balducci, nato in un piccolo e povero villaggio della montagna incantata della Miata, a proporre l'immagine dell'uomo planetario, che ci parla della realtà e della fitta rete di interdipendenze che caratterizza il nostro mondo. Ed è stato Balducci a ricordare l'importanza della dimensione della memoria e insieme ad ammonire che il solo tempo dell'uomo è il futuro. Una consapevolezza che pare smarrita in un mondo come il nostro, che appare immerso ed appiattito in una sorta di indistinto presente. Parole che ci giungono ormai da lontano e su cui forse oggi ci sarebbe da tornare e meditare. Mi è venuto spontaneo ricordare in un contesto come quello del CRIC, in cui so che sarebbero state intese grazie all'attitudine dell'uso della ragione critica, un'attitudine preziosa da coltivare ancor più in un tempo caratterizzato talora da smarrimento, irrazionalità e sottovalutazione del valore stesso della libertà. Grazie. Anche. Con l'auspicio di un fecondo e produttivo nuovo anno di attività, invio a tutti un caro saluto e caldi auguri di buone feste. Severino Saccardi, Testimonianze. Grazie, io porto solo un saluto, non prima di aver chiesto scusa per il ritardo, ci ho messo un'ora a attraversare la città che è bloccata, quindi mi scuso veramente.
io non devo, voglio fare dei ringraziamenti, ma non li faccio io, il CRIC è, sono le riviste che si uniscono, quindi ci stiamo ringraziando per quello che abbiamo fatto qui ancora una volta. Credo che abbia un senso sempre molto forte avere uno spazio a più libri più liberi. Se questa cosa è potuta esistere perché ci sono le persone che hanno fondato il coordinamento e l'hanno portato avanti. Vedo qui in sala Brando Palmieri, che vorrei salutare veramente con calore perché è stato il segretario esecutivo per tanti anni del CRIC, è nato grazie a lui ed è cresciuto anche grazie a lui. Forse l'avete già detto, il presidente Spini ci saluta caramente, è dovuto rimanere a casa per motivi di famiglia, ma insomma l'ha rilasciato un'intervista per Radio Radicale proprio in questi minuti, insomma ci saluta veramente con affetto. Devo ringraziare Michele Lipoli, che è il caporedattore di Confronti, perché in questo caso di necessità si è ha preso un'ora e mezza bravo. Prima di me, è arrivato e ha salvato un po' tutto. Giulia Piccioni è la nostra segretaria del CRIC, una persona molto che apprezzo molto, molto brava nel lavoro, ed è grazie a lei se sta riuscendo tutto molto bene per questa fiera. Grazie Giulia, un applauso. Grazie. E tra l'altro è ferma così, non so adesso da quanto, da un'ora. Quindi. Allora, Left, le carte della storia, Coscienza e Libertà, altre riviste le vedo rappresentate qua in sala. La sfida non è facilissima, quella di andare avanti insieme, uniti, e portare avanti questo nostro lavoro coordinato. Speriamo che in questi tempi di pandemia riusciamo, no, a unire le forze e andare avanti con nuove idee. Tra poco ci sarà la nostra assemblea, il nostro direttivo, e grazie per quello che potete proporre insieme per andare avanti. Grazie molte, grazie del lavoro, grazie molto. Buona serata. Grazie a tutti e a tutte voi per essere intervenuti. Abbiamo finito veramente giusto in tempo per lasciare la sala per il prossimo incontro. Alla prossima volta, speriamo sempre in presenza e speriamo la prossima volta senza mascherine.